Bene, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo giunti a una delle ultime puntate di questa serie intitolata, come ricordate, Le voci della storia. Dall'avvento del nazismo al processo di Norimberga. Quest'oggi ricorre la dodicesima puntata che vi presenterà i seguenti argomenti. Inizieremo con Rommel in Africa, per poi passare alla guerra d'America, l'America in guerra perciò, e chiuderemo con la guerra in Atlantico. Vi auguriamo un buon ascolto di questa penultima puntata delle voci della storia. A tutti dunque buon proseguimento. Camerata Richard, benvenuto. Posa il sacco, si scivola, vada. Il nemico è al di là della strada. Parla piano, già t'hanno veduto. 21 anni, la stessa mia classe. Questo vedi è il mio primo bambino. E tu sei fidanzato. In Africa settentrionale, intanto, la situazione militare è di nuovo critica per l'asse. L'arrivo di Rommel e delle truppe tedesche dell'Afrika Korps ha consentito la riconquista della Cirenaica, ma Tobruk continua a resistere. In Nordafrika zerschlugen deutsche Sturzkampfflugzeuge britische Bunkerstellungen bei Tobruk. In novembre gli inglesi passano di nuovo all'offensiva. Liberano la guarnigione assediata di Tobruk, occupano Bengasi, raggiungono Ela Geila nel Golfo della Sirte. L'armata italo-tedesca d'Africa è in una situazione critica proprio nel momento in cui i tedeschi subiscono in Russia la prima controffensiva sovietica. È il 7 dicembre 1941. La radio americana trasmette un concerto sinfonico. Improvvisamente il programma viene interrotto e la voce del radiocronista John Daly annuncia agli americani che i giapponesi hanno attaccato la base di Pearl Harbor nelle Hawaii. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu. È inevitabilmente la guerra. Il giorno dopo l'attacco, il presidente Roosevelt parla al Congresso. The President of the United States. Yesterday, December 7, 1941, ieri, 7 dicembre 1941, una data che rimarrà memorabile negli annali dell'infamia, gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati da forze navali ed aeree dell'impero giapponese. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God. Thank you.
Contemporaneamente anche Churchill, che finalmente vede raggiunto il suo obiettivo di portare gli Stati Uniti nel vivo della guerra, annuncia che la Gran Bretagna è in stato di guerra con l'impero giapponese. You will remember that a month ago with the... Come ricorderete, un mese fa, con piena approvazione della nazione e dell'impero, ho dato la parola della Gran Bretagna che se gli Stati Uniti fossero stati coinvolti nella guerra col Giappone, entro un'ora sarebbe seguita la dichiarazione di guerra britannica. I therefore spoke to President Roosevelt on the Atlantic telephone last night with a view to arranging the timing of our respective declarations. The President told me that he would this morning send a message to Congress, and I assured him that we would follow immediately. However, it soon appeared that British territory in Malaya had also been the object of a Japanese attack, and later on it was announced from Tokyo that the Japanese High Command, not the Imperial Japanese Government, but the Japanese High Command had declared that a state of war existed with Great Britain and the United States. In view of the attack and of this declaration, there was no need to wait for the declaration by Congress. And in any case, there is the complication that American time is nearly 6 hours behind ours. The cabinet, therefore, which met at 12:30 today, authorized an immediate declaration of war upon Japan. Instructions to this effect were sent to our ambassador at Tokyo and the Japanese chargé d'affaires in London, and his staff have been given their passports. Meanwhile, hostilities have already begun. The Japanese began a landing in British territory in northern Malaya at about 6 o'clock, that's 1 a.m. local time, yesterday. And they were immediately engaged by our troops who were there waiting for them. The Home Office measures against the Japanese nationals were set in motion a little after 10 last night. You will see, therefore, that no time has been lost. And you will see also that we are actually ahead of our engagement. Nella primavera del 1941, Hitler aveva avventatamente promesso al ministro degli esteri giapponese Matsuoka che la Germania sarebbe scesa a fianco del Giappone se questo si fosse trovato in guerra con gli Stati Uniti. La notizia che il Giappone aveva attaccato di sorpresa la base di Pearl Harbor giunge a Berlino del tutto inattesa, captata dalle trasmissioni americane. Hitler ne è scosso e cerca di guadagnare tempo. Sa di non essere pronto per affrontare l'America, ma teme anche, nella sua vanità, che sia Roosevelt a dichiarare guerra alla Germania e lui vuole a tutti i costi arrivare per primo. E così, l'11 dicembre, anche la Germania dichiara guerra agli Stati Uniti. Ma ancora una volta Mussolini segue immediatamente il suo alleato. Mentre Hitler parla al Reichstag, Mussolini parla agli italiani. È questa un'altra giornata di decisioni solenni nella storia d'Italia e di memorabili eventi destinati ad imprimere un nuovo corso nella storia dei continenti. Le potenze del patto di acciaio, Italia fascista e la Germania nazionalsocialista, sempre più strettamente unite, scendono oggi a lato dell'eroico Giappone.
Stati Uniti d'America! Il tripartito diventa un'alleanza militare che schiera attorno alle sue bandiere 250 milioni di uomini. Risoluti a tutto pur di vincere.
Passato il momento d'esaltante euforia del discorso al Reichstag, Hitler è preso dai dubbi. In Russia la situazione è critica. In Nord Africa è difficile. L'asse non ha i mezzi per affrontare anche un nuovo nemico, almeno per il momento. Certo, gli Stati Uniti sono impegnati in Asia contro il Giappone, ma non potrebbero forse decidere di intervenire prima contro l'Italia e la Germania per schiacciarle ed eliminarle dalla lotta? Questi dubbi tormentano Hitler mentre il 1941 si avvia alla sua fine. L'ammiraglio Raeder assicura Hitler che la flotta sottomarina è in grado di impegnare le rotte americane sull'Atlantico fin presso le coste degli Stati Uniti. E alcuni sommergibili sono mandati in missione al largo delle coste americane. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Deutsche Unterseeboote haben bei ihrem ersten Auftreten in nordamerikanischen und kanadischen Gewässern der feindlichen Versorgungsschifffahrt schweren Schaden zugefügt. Unmittelbar vor der feindlichen Küste versenkten sie 18 Handelsschiffe mit zusammen 125.000 Bruttoregistertonnen. Ein weiteres Schiff und ein Bewacher wurden torpediert. Bei diesen Kämpfen hat sich besonders das Unterseeboot des Kapitänleutnant Hardegen ausgezeichnet. Es versenkte allein 8 Schiffe mit 53.000 Bruttoregistertonnen, darunter 3 Tanker vor New York. Le imprese degli U-Boot tedeschi in Atlantico sono celebrate dalla propaganda nazista con clamore. Ma Hitler sa che il momento del vero scontro con gli Stati Uniti si avvicina e segnerà una svolta cruciale del conflitto, forse quella decisiva. Per il momento sono i sommergibili in Atlantico ad affrontare gli Stati Uniti. E la radio tedesca trasmette un documentario registrato a bordo di un U-Boot al largo della costa orientale degli Stati Uniti. An Bord eines deutschen U-Bootes. Schwarze Nacht. Wir stehen vor der amerikanischen Küste. Knapp eine Minute ist es her, dass der Wachoffizier die Meldung ins Boot hinuntergab. Backbord quer ab, mehrere Schatten. Wir saßen noch in der Offiziersmesse. Der Kommandant, der zweite Wachoffizier und ich. Di colpo, il comandante prende la giacca a pelo, si aggiusta la sciarpa attorno al collo e si infila il berretto bianco. Poi su di corsa per la scaletta del ponte di comando. Il comandante è accanto a me, il binocolo sugli occhi, guarda nella notte. Ecco, laggiù a sinistra distinguiamo le ombre adesso. Wir greifen an. Der Bugraum hat längst die Torpedos klar gemeldet. Am Zielgerät hier vor mir steht der Torpedo-Offizier, immer den Schatten drüben im Auge. Daneben der Kommandant, der den Angriff überwacht. Wir sind nicht genug heran. Diese Spannung, diese unglaubliche Spannung. Und da jetzt, der Torpedo-Offizier hat die Hand am Abfeuerungshebel. Was los? Los! Bene, è terminata anche questa 12ª puntata. Che è la penultima di questa serie Le voci della storia, ideata e realizzata da Marco. E narrata da Rolf Tasna.
Bene, riepiloghiamo quello che abbiamo ascoltato in questa 12ª puntata, e precisamente questo: Rommel in Africa, l'America in guerra e la guerra in Atlantico. Vediamo appuntamento per la prossima settimana con probabilmente l'ultima puntata, che sarà la 13ª. Ciao ciao a tutti da Marco, e a risentirci. Ciao.